Si tratta di una tappa di un campionato nazionale per una categoria, si chiama ANSA 303. Sono delle imbarcazioni dove sono adeguate, adattate per i diversamente abili o anche per i principianti. È la prima volta che viene fatto a Marsala. La Lega Navale è in possesso di una imbarcazione di questo tipo e la Federazione della Vela con il campionato, con l'Organizzazione Paralimpica hanno deciso di consentire a Marsala di avere una tappa, di una regata di questa classe. Sala ha l'opportunità di dimostrare ancora una volta, come ha fatto sempre, di essere una città inclusiva e fra l'altro un altro aspetto importantissimo è quello della dimostrazione che noi abbiamo dei campi di regata, che in questo caso è la Laguna dello Stagnone, che proprio si adattano a questo tipo di attività sportive, diciamo. E noi ci aspiriamo logicamente come città, come sede della sezione della Lega Navale di Marsala, per aspirare ad avere il campionato nazionale, il campionato italiano che si dovrebbe svolgere l'anno prossimo. E siccome pre sono previste un anno nel nord Italia e un anno nel sud Italia, potremmo ambire ad avere l'anno prossimo anche questo importante campionato, il campionato italiano, proprio appunto. È una manifestazione che è sostenuta principalmente dalla Commissione Politiche Sociali, presieduta dal collega Fici. Io sono un appassionato di nautica in genere e nello stesso tempo ho trovato la piena disponibilità della regione per merito dell'onorevole Pellegrino, ma anche dell'amministrazione, che grazie all'assessore Agata e all'assessore Valentina Pirano stanno permettendo questa importante manifestazione e tutta l'amministrazione, anche il sindaco.